Sì, amici della Pogonotomia, buona domenica e come detto venerdì, oggi chiaramente la barba è più corta, però proseguiamo un po' un discorso sul tema del sintetico a livello di pennelli. E lo facciamo con una rasatura, diciamo, italiana al 99% perché c'è un aspetto che forse non lo è. Partendo da un pennello sintetico che abbiamo visto sulla pagina di Facebook, degli amici della Pogonotomia, che è questo Omega Hairbrush Black col ciuffo nero. C'è anche quello col ciuffo bianco che proveremo in un'altra occasione. Questo è quello che ha riscontrato più successi anche a livello estetico, effettivamente molto carino, molto d'impatto a livello estetico, ma proviamolo, insomma, sul viso, nel montaggio. Come abbiamo provato venerdì, i pennelli di Essence Cosmetics, sintetici. Questo è italiano ed è diverso, ed è altre caratteristiche. Io adesso l'ho messo a bagno, nella ciotola, e con cosa facciamo? Facciamo come dire, un'rasatura legata alla ditta Omega, che è una ditta insomma storica italiana che nel tempo ha prodotto anche non solo pennelli, famosa per i pennelli, come non citare l'Omega 48 di Maiale, che è uno dei migliori pennelli del mondo, probabilmente quello che usano i barbieri, anche se ha un prezzo effettivamente molto basso. È un pennello professionale proprio, no? Di quelli che il barbiere utilizza perché ha delle caratteristiche particolari. Omega ha fatto recentemente una linea di buon livello, di alto livello, che si chiama Via Barberia. E qui abbiamo una crema delicata per rasatura, due acque, idratante ed emolliente. Questa è alla glicerina vegetale e olio di mandorle dolci. Ovviamente Made in Italy, voi vedete la composizione, ve la faccio vedere direttamente in camera. Ed è presentata molto bene in una scatola di alluminio, in una confezione di alluminio, e la consistenza è abbastanza dura. È una crema, non è un sapone duro, però la consistenza è abbastanza rigida, insomma. Proviamo a montarla con il metodo, diciamo, che abbiamo usato venerdì col sintetico, quindi bagnando il sintetico con acqua calda. Allora, la caratteristica del sintetico. Nodo, secondo me è un 24, non lo so, ma secondo me è un 24. Piccolino, non è enorme, però proviamo a montare direttamente. Anche in questo caso il sintetico ci permette, come vi ho detto la volta scorsa, di poter spingere, di poter mettere alla frusta il nostro strumento senza il rischio che questo vada a rovinare il pelo, come ad esempio può capitare nel tasso. Io prelevo dalla confezione il sapone che mi serve, Via Barberia, due acque. E una linea che è anche un sapone duro, mi sembra. E poi ha vari tipi di dopobarba, vedremo, io ne ho uno, ma ce ne sono vari tipi. Allora, iniziamo a far scorrere un po' l'acqua calda, iniziamo il montaggio in ciotola. Anche in questo caso prende subito. Profumo mandorlato effettivamente delicato. Un po' diverso da classici mandorlati, eh? Il montaggio funziona bene, chiede acqua però. Chiede acqua. E noi gliela diamo. Ecco qua, vedete che ha chiesto l'acqua giusta, adesso inizia a rendere la crema, perché nel montaggio bisogna sempre ricordarsi che è importante
creare la crema, non tanto la schiuma, perché la schiuma poi è aria, no? Che va bene lo stesso, però la crema è quella più protettiva. Ecco, direi che il pennello ha fatto il suo mestiere per bene. Anche questo modello non ha perso nessun tipo di pelo. E adesso andiamo a preparare il resto. Andiamo a preparare il rasoio. Rimaniamo in Italia. Fatip, nuovo modello della nuova produzione Horn, corno. Qui stiamo parlando di un rasoio con cui Fatip, insomma, con una serie di rasoi prodotti ultimamente, fa un salto di qualità. Questo è un rasoio molto curato, molto rifinito, molto elegante, che fa coppia con il black tie, quello con manico sempre nero, ecologico. Questo ricorda il corno, vedete, con le venature, tutto quanto. Ma impressiona la precisione con cui, infatti, è sempre stato un prodotto molto artigianale, molto, molto, come dire, uso la parola grezzo, ma è sbagliata perché è negativa, è in positivo lo dico, cioè con delle magari rifiniture non precisissime che però davano al prodotto quella sensazione che era vera, perché poi viene prodotto regionalmente, di artigianalità italiana. In questo caso rimane ovviamente tutto come prima, ma migliora nella rifinitura, nella qualità delle finiture, anche la precisione dell'inserimento della vite, la precisione dell'inserimento del coprilametta nel pettine, che è sempre stata una cosa un po' discussa. Insomma, Fatip si eleva e va praticamente a coprire anche un segmento di mercato di chi vuole un rasoio magari più elegante, più rifinito, più preciso. Questo è un rasoio che potrebbe essere tranquillamente paragonabile a un Miele o un. Per dire un Mercure di qualità, insomma, un rasoio che non è solo efficace come lo è sempre stato il Fatip, ma è anche molto bello rifinito e molto elegante. Armiamolo con una astraverde Platinum. L'astraverde non è prodotta in Italia, però si chiama Astra, quindi così, va bene così. Scartiamo la lametta senza massacrarci, possibilmente c'è un po' di colla. Ecco qua. Lametta montata sul nostro Fatip. Guardate che precisione questa vite. Proprio non fa una piega, non fa gioco niente, perfetto. Lava allineata in maniera perfetta. Ma devo dire che a me non ha mai dato problemi Fatip. Qualcuno sostiene che ogni tanto la lama fosse un po' disallineata. In realtà, quelli che io ne ho abbastanza, anche di quelli della prima ora. Bagno il viso, la barba chiaramente non è più quella di venerdì, è ovvio. Però ce n'è una dura. E iniziamo con il nodo sintetico e il nostro Via Barberia, due acque. Allora, pennello molto 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 morbido, setola sintetica molto morbida. Devo dire che si avvicina veramente molto alla sensazione di un tasso di media qualità, alta qualità. Si apre molto bene, molto morbido, ma non è flop, cioè non fa flopping. E devo dire che io che preferisco pennelli dal nodo più grande, non sento particolari disagi. Poi guardate come si apre bene. Morbido, morbido, e non è mai stato utilizzato, quindi potrebbe anche nel tempo ammorbidirsi un po' di più, però devo dire che di primo acchito colpisce
la morbidezza di questa setola. Quindi italiani comunque sempre all'avanguardia, quando c'è da fare cose tecnologiche di ricerca. Fatip, astroverde. Ah, Fatip, testina gentile, quindi. A pettine chiuso, che però noi sappiamo essere una differenza relativa, perché poi alla fine l'esposizione della lama è la medesima. Voi vedete che nelle ultime versature ho tolto gli asciugamani indietro, lo sfondo, per cui mi avevano detto: ma tu non curi lo sfondo. In realtà perché io ho tolti? Perché mia moglie è via 3 giorni per un congresso e ho tempo, perché se no, se poi mi becca a togliere gli asciugamani, sono dolori. Ma adesso vediamo di dare una soluzione se. Beh, Fatip è sempre Fatip, ragazzi. Cioè, anche qua stiamo parlando di un rasoio di grandissimo livello. Venerdì abbiamo usato il D-Jagger, che potrebbe tranquillamente essere un Muller 89, quindi. Progetto è lo stesso. E abbiamo confermato la grande versatilità e la grande completezza di quel rasoio. Questo è altrettanto valido, leggermente più mordace, però stiamo parlando di un rasoio assolutamente gestibile. Sciacquiamo il viso. Seconda passata. Ecco, sensazioni simili al primo giro, molto morbida questa setola nera. Io la chiamo setola, ma sì, setola sintetica. Beh, devo dire veramente, io ho dei tasti, come dicevo anche venerdì. Avrò gusti, come dire. Mi accontenterò, non lo so, però io trovo che il risultato sia simile. Questo in particolare è veramente un pennello importante, secondo me. Come anche erano validi i pennelli che abbiamo visto venerdì, anzi il pennello che abbiamo provato, perché gli altri non li abbiamo ancora provati. Così come erano ottimi altri pennelli sintetici che abbiamo provato. Però più andiamo avanti e più troviamo dei miglioramenti. Nella forma, come abbiamo visto in quelli di venerdì, e anche nella tecnologia del sintetico, del materiale. Ve lo dico. Corre come una palla da biliardo sul panno verde, anche perché già il pelo ha tolto, come sempre, il 90% della barba.
Anche questo è un rasoio che, nonostante sia top gamma fatti, diciamo, no? Modelli nuovi, modelli molto belli. Infatti va fatto, infatti il piccolo a doppia testina. Il black tie, se non ricordo male il nome, se sbaglio mi perdonerete, e questo horn. Siamo le ultime novità. Costano leggermente di più rispetto ai, diciamo, ai vecchi fati, ma di poco. E però, effettivamente, ragazzi, c'è cioè, un prodotto di elegante. Andiamo di questo pelo. Elegante e rifinito. Adesso facciamo un contrappelo rapido. Addirittura non tocco la zona baffi perché è perfetta. D'altronde barba proprio fresca fresca. Ecco, poi con un fatibile del genere, guardate come è flessibile il pennello. High brush black, ottimo consiglio, anche qui esame superato. Poi dipende, la questione anche di gusti personali. Io non voglio fare, ripeto, il paladino del sintetico. C'è un ottimo rasatore che ha scritto su Facebook una frase che mi ha fatto sorridere, mi ha detto, no, a me l'ha scritta in una discussione, ha detto, ma la differenza fra sintetico e il pelo di animale è come la differenza fra una camicia sintetica e una camicia di cotone, no? Lui è uno molto, diciamo, tradizionalista. E io però non concordo. Perché mentre nell'abbigliamento c'è una differenza, anche ad esempio nella traspirazione della pelle, insomma, cioè, sto finendo adesso. Nella rasatura, se abbiamo a che fare con ciuffi di queste qualità, certo, non sarà diamanti del silver tip potranno storcere il naso. Chiaramente il fascino, parliamoci chiaro, il fascino di un pelo animale resta. E chiaramente se lo sciacquo il viso, ecco. E chiaramente, come dicevo, ci potrà sempre essere la voglia, no? Di avere dei tassi, di avere dei maiali, insomma, di avere un maiale particolare ancora. Io credo che il maiale sia ancora un'altra cosa, no? Perché ha caratteristiche completamente diverse, mentre il tasso è più, diciamo, assimilabile al sintetico, no? Di ultima generazione. Adesso sciacquiamo. E quindi dicevo questo, io non trovo grossi, come dire, grosse. Grosse pecche. Eccolo qua. Anche in questo caso qua, no? Io sono in viaggio, per dire. Questo manico, se non so se è legno, se lo riprende comunque con le venature in legno. Io faccio così e il pennello è bello che è asciutto. E questo è un vantaggio di rapidità, immaginatevi in un viaggio.
Io me lo porto nel beauty case, nella sua confezione. No, questa è la sua confezione. Ecco, per dire, lo porto nel beauty case, lo asciugo, fatto. E questi sono i vantaggi. Poi tanti altri, il costo, la durabilità, la longevità, il fatto di poterlo stressare senza particolari agitazioni, discorsi che mi hanno già fatto, però li ripeto, l'aspetto etico, se vogliamo, cioè, ci sono dei tanti vantaggi, non è come, secondo me, una camicia di cotone paragonata a una camicia sintetica. Evidentemente nulla vieta di essere, come dire, degli appassionati del pennello di tasso, che io apprezzo peraltro, o di maiale, e di dire sintetico, beh, aspettiamo un attimo, oppure vediamo come si evolve la tecnologia. Dopo barba, rimaniamo in via barberia, qui abbiamo 5 acque. Aftershave Serum. Questo è particolare perché questo qua contiene due ingredienti che sono l'acido ialuronico e il collagene. Quindi spero che si veda, perché io adesso no. Quindi per la pelle è una manna. Ecco, vedete questa linea che si pone come una linea di eccellenza, di qualità. È un siero, vedete? Una via di mezzo fra il gel e l'ozione. Questo possiamo metterlo anche a tutto viso perché c'è collagene, c'è collagene oppure. C'è l'acido ialuronico e quindi fa bene. Noi quarantenni che iniziamo ad avere. Altro che le pregine, facciamo perdere, va. Sono rughe d'espressione. Bene, quindi il risultato per me è soddisfacente, sia del pennello che di questi prodotti italiani, rimanendo ai pennelli che proveremo ancora successivamente, altri modelli compatibilmente con le possibilità, diciamo che il mondo va avanti, la tecnologia va avanti e gli effetti si vedono. Poi rimarrà sempre, ripeto, il discorso della tradizione, il discorso del fascino di certi prodotti, ma oggi possiamo dire che il sintetico è un'alternativa esattamente paragonabile alle altre due. Cioè, qualche anno fa era un qualcosa di inferiore, un qualcosa di particolare, un qualcosa di strano. Oggi il sintetico è invece un'alternativa assolutamente che si può prendere in considerazione e che ha una serie di vantaggi che può mettere, diciamo, sul piatto del mercato dei pennelli. Io vi ringrazio, vi auguro buona domenica e come sempre iscrivetevi, mettete like, lo state facendo veramente molto, io sono veramente contento perché sono soddisfazioni personali, non nascondo, uno fa queste cose anche perché si diverte, ma è anche bello vedere che piacciono, perché se poi non piacciono, allora a quel punto uno se ne fa, cioè, la barba se la fa da solo. Invece così è carino. Grazie mille e buona domenica e buona barba a tutti, come sempre.